Pronto. Signori, buongiorno. Oggi siamo qui tutti quanti riuniti da Forze di Protezione Civile perché nello spirito del Natale noi dobbiamo ringraziare il dottor Bartolomeo Candelmo, che nella fattispecie è anche il sindaco presidente del Comune di Verano Patenora. Però diciamo che dobbiamo sempre dire che l'ambiente, perché siamo sul concetto ambientale, non ha certo bisogno di paladini solitari, ma necessita di avere tante persone e insieme tutti quanti aumentare questo gesto di comunità sempre più allargata. Diciamo che le gocce che vanno nel deserto devono poi andare a finire tutto nel mare, quindi aumentare. Però per ottenere dei buoni risultati sono necessarie anche delle scelte politiche coraggiose e risolutive. Molti sono stati soggetti di grande notorietà che si sono schierati a favore dell'ambiente, ma poi tutto questo bisogna riportarlo nelle varie realtà. E noi dobbiamo testimoniare come associazioni Lupi del Vairo della bontà del dottor Bartolomeo Candelmo, a prescindere della sua figura di sindaco, perché la nostra storia e la sua storia è sempre stata per l'ambiente, che poi si è concretizzato quasi 8 anni fa, quando nel 2012, sempre nella sua mente organizzativa, ha pensato di scegliere l'ambiente. Infatti ha potuto trovare collaborazioni in questa associazione dal 2005 che si interessa di ambiente. Siamo stati e ci siamo legittimati alla Regione Campania e oggi andiamo avanti, appunto, sempre portando avanti il concetto. Ma il vero artefice è proprio il signor sindaco, il quale i nostri comuni sono sempre un pochettino in difficoltà per quanto riguarda i fondi, però lui decise di darci in comodato d'uso il suo pick-up. È sempre una scelta che noi lo ringraziamo, perché grazie a questo mezzo che noi abbiamo fatto ambiente, abbiamo fatto controllo delle nostre campagne. Le nostre campagne, il dottore lo sa, è un polmone verde sempre a disposizione dei cittadini, anche se ci sono gli sporcaccioni, e quindi ha avuto anche una capacità politica e intellettuale di formare le guardie ambientali. Le guardie ambientali oggi sono all'ordine del giorno nei vari comuni, ma diciamo che il dottore è stato quasi il pioniere delle guardie ambientali. Oggi i comuni limitrofi ci guardano come esempio, caro dottore, voi lo sapete quando vi incontrate con i vostri amici e colleghi. E con questo stiamo andando a proteggere il nostro territorio. Se non fosse stato per questo mezzo che gentilmente ci ha offerto, tante cose non avremmo potuto fare. Soprattutto dobbiamo rendere di merito che il possesso di questo mezzo ci ha aiutato nel coronavirus. Questo mezzo ha portato tante beni alimentari, abbiamo aiutato insieme a voi molte famiglie in difficoltà e senza di questo non potevamo nemmeno portare agli indigenti e ai contagiati quello che era necessario e che prevede la legge. Dal 2005 noi siamo sul territorio, pian piano ci siamo legittimati grazie anche a questa attività. Oggi noi ci ritroviamo, oltre che protezione civile, siamo entrati anche nel terzo settore. Caro sindaco, noi come associazione rimaniamo sempre a vostra disposizione con questa nuova legge. E oltre al terzo settore, che porterà, secondo me, molti vantaggi ai cittadini e anche all'amministrazione stessa, cercheremo di fare progetti sempre per la nostra popolazione, perché lei tanto ci viene e lo sappiamo per le vostre attività che fate. Lei già saprà, vediamo anche questa notizia, noi l'avevo già dato informazione, stiamo formando i raggruppamenti di comuni. Tutti devono sapere che la Regione Campania non ci è molto amica, però nonostante tutto dice formate le
unioni dei comuni e insieme facciamo fronte alle necessità della popolazione come protezione civile e dare aiuto tutti quanti insieme in caso di calamità. Questo è un punto che dovremo arrivare, ci stiamo organizzando. Io non voglio soffermarmi più di tanto, però questo sodalizio rimane sempre a disposizione e vi ringrazio in maniera immensa di questo vostro gesto che effettivamente è da sottolineare e da pubblicizzare. A nome dell'associazione, grazie. Adesso come piccola cosa vi possiamo omaggiare di un nostro piccolo contributo di ricordo e una targa per voi. Perfetto. Allora, iniziamo con la frase che noi ci è sembrata molto importante. Sparirà con me ciò che trattengo, ma ciò che avrò donato resterà nelle mani di tutti. Io prego di fare un applauso perché questo testo rimarrà nella mente di tutti. Poi al dottor Bartolomeo Lanterno, sindaco proprietario del Comune di Verano Cadenora, un ringraziamento di infinita riconoscenza per il sostegno dimostrato all'Associazione Lupi del Vairo, operante nel volontariato di protezione civile e tutela dell'ambiente. Questo è il nostro piccolo, molto piccolo rispetto a quello che voi avete fatto per noi. Un attimo solo che... Sicuramente... un ambiente di protezione... troppo buoni direi, parole, un grazie così coloroso non me l'aspettavo, né penso di aver fatto cose tanto grosse, è semplicemente una fortuna, un mezzo a disposizione, un mio mezzo, come stiamo facendo già da anni, ma ufficializzavo ancora di più, per ringraziarvi io a tutti voi, a tutti gli amici che vedo qui presenti della Protezione Civile, dei Lupi del Vairo, del Protocollo Ambiente in chiave ambientale, ma non solo ambientale. Quindi il mio grazie è mio assolutamente come persona e come sindaco per l'immenso lavoro che state facendo e che farete sicuramente ancora per il nostro territorio. È una squadra che si va sempre più rafforzando, è nata in sordina un poco, c'era già un bel gruppo valido, però diciamo, lavorando in sintonia, in sinergia che abbiamo fatto abbiamo ottenuto risultati importanti. Vairano merita questo. Abbiamo un territorio di 43 chilometri quadrati, non è poco, coprirlo tutto. Oggi purtroppo la inciviltà regna, qua stiamo combattendo bene, riusciamo ad avere risultati buoni. E ripeto, questo soprattutto grazie a voi. Quindi io anche a nome degli amministratori, perché sì, è una donazione che ha fatto proprio una grande, ma diciamo l'amministrazione tutta che mi collabora, ma è ritenuto opportuno in qualche modo supplire quelle carenze economiche che purtroppo ci stanno, i comuni lo sappiamo bene, sono tutti ridotti un po' sull'astico. Allora queste iniziative, giusto farle, proprio per incentivare il volontariato, che è volontariato, quindi ci rimette tempo, pazienza, impegno, famiglia, tante cose, per gli interessi del nostro territorio. Questo è lo spirito che tutti quanti viviamo noi, quindi stamattina è dedicato alla difesa del nostro territorio, quindi è una mattinata con questo fine. Io colgo l'occasione, ripeto, grazie, è stato un po' esagerato, mi sono commosso qua, quindi grazie a te Peppe, come il nome dell'amicizia da bambini, ma soprattutto tutti i loro amici che collaborano. Un buon Natale a tutte le vostre famiglie, stasera ci vedremo ancora con gli amici della Protezione Civile per continuare questa bella giornata e finirla, sperando che questo periodo difficile per tutti, perché il Covid sta mettendo in ginocchio tante attività, le istituzioni, perché non sappiamo dove parare per certe situazioni. Dobbiamo stare vicino alla gente, alla povera gente che sta in difficoltà. E questo è un piccolo segnale, speriamo, per modo per poter riuscire a essere quel poco, esprimere un poco di vicinanza a quelle situazioni in difficoltà che prima di essere date, come stiamo già facendo e come avete già fatto. Grazie, grazie ancora per tutto quello che fate, buon Natale a tutti. Io voglio soltanto fare una puntualizzazione
e che oggi voi vedete che tra le nostre file abbiamo anche delle figure femminili giovani, come le vedo anche negli altri colleghi che sono qui presenti. Avvicinare i giovani al concetto del volontariato e della solidarietà è anche un po' il punto di arrivo di tutti i raggruppamenti di volontariato. Noi col terzo settore ci fa piacere avere i giovani, perché ci interesseremo anche di assistenza sociale e di conseguenza persone giovani, soprattutto femminili, non ci fanno nient'altro che piacere. Ultima cosa, signor Sindaco, noi ci siamo permessi di vorrei accomodarti da questa parte. Prego anche la stampa. Ci siamo permessi di poter omaggiare il signor sindaco con una targa che rimarrà sempre vicino questo mezzo a ricordo dei benefattori, e lei è uno dei nostri benefattori. Noi vi ringraziamo perché ci state ponendo nella condizione di poter offrire nel prossimo raggruppamento un mezzo che servirà nel totale degli altri mezzi un parco macchine di una certa valenza. Noi vi ringraziamo. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, affidiamo al Signore questa giornata, questa notevole iniziativa, affidiamo al Signore tutte le associazioni di volontariato, i Lupi del Vairo e la Protezione Civile, in maniera particolare con l'Associazione Nazionale Carabinieri e tutti ovviamente, perché il Signore guidi ciascuno nel bene, per aiutare il territorio, per aiutare le famiglie in questo momento di grande difficoltà che stiamo vivendo, che è un'emergenza sanitaria innanzitutto, ma purtroppo anche economica, quindi c'è bisogno di essere presenti sul territorio per le famiglie, così come fa ovviamente la parrocchia, come fa e deve fare il comune e ovviamente le associazioni di volontariato. Adesso diciamo un gloria al Padre e poi passiamo alla benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo l'ingegno e l'immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto, fa che i conducenti di queste macchine nei vari percorsi di lavoro operino sempre con perizia e prudenza per la sicurezza e l'incolumità di tutti e avvertano accanto a sé la tua continua presenza, salvante e santificatrice. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. La targhetta, così siamo a posto. Giovane femminile, un applauso, grazie signori. Io ringrazio voi, amici, che ci aspettano grandi battaglie, perché purtroppo ci sono battaglie.